Buonasera, per corrispondenza estere abbiamo Gilbert Awed. Ciao Gilbert. Oggi parleremo in questa puntata di una guerra dimenticata. Ce ne sono varie guerre dimenticate nel mondo, ma questa è dell'esercito francese nel Mali e nel Sahel. Ma prima di andare nel dettaglio su questa guerra, un accenno rapido su due sviluppi importanti, uno che è in Europa e l'altro nel vicino Oriente. Allora, chiaramente l'Europa è il Portogallo. Come ben sappiamo, ci sono state le elezioni presidenziali in Portogallo. E che ha visto la vittoria con il 61% dei suffragi espressi del primo turno di Marcelo Rebelo de Sousa, che è del Partito Socialdemocratico, che ha vinto dunque un secondo mandato di 5 anni come presidente del Portogallo. Ma la notizia più importante è la sorpresa dell'ascesa di André Ventura, che è il leader del partito Chega, se lo pronuncio bene in portoghese, che vuol dire basta. E è chiaramente un partito sovranista di estrema destra che passa dall'1% di un anno fa al 12%. In un anno è avanzato di 11%. Dunque la sconfitta di Trump negli Stati Uniti non è necessariamente la fine dei partiti populisti o sovranisti nel mondo. Ma chiaramente, essendo un partito sovranista, è un partito di destra, liberale e filoatlantista. Dunque è molto importante sottolineare questa cosa qua. Il secondo sviluppo è chiaramente dopo le elezioni di Biden, quello che è successo il 22 gennaio. Dunque 2 giorni dopo che Biden è diventato ufficialmente presidente degli Stati Uniti, ci sono dei convogli dell'esercito americano che è entrato in Siria. Dunque, dopo il ritiro delle truppe voluto da Trump, adesso che Biden è presidente, l'esercito americano sembra che stia rientrando in Siria e coinvolgendosi nella guerra siriana. Chiaramente è entrato tramite il ponte, la testa di ponte di Idlib, che è la frontiera turca, che è sempre in mano, dopo un anno di guerra, è sempre in mano agli islamisti siriani. Dunque, forse strategicamente è un errore terribile che Putin ha fatto, che non è riuscito a concludere questa guerra. Ecco, questi sono i due sviluppi importanti di questa settimana: il Portogallo con l'avanzata dei sovranisti e con in vicino Oriente. Sembrerebbe un ritorno dell'esercito americano con le elezioni di Biden. Adesso andiamo sul soggetto principale che ci preoccupa oggi, che è l'intervento francese nel Mali e nel Sahel in generale. Allora, questo bisogna sapere che questo intervento è arrivato dopo la guerra criminale che ha condotto la Francia di Sarkozy e l'Inghilterra di Macron in Libia, dal 15 febbraio al 23 ottobre del 2011. Con la sconfitta, questa guerra, preciso, questa guerra voluta dagli inglesi e dai francesi e non dagli americani, tra l'altro, e che è costata la premiership in Italia di Berlusconi. Dunque, questa guerra voluta in Libia dai francesi e inglesi ha distrutto dunque il governo libico e ha sconvolto tutto l'equilibrio geostrategico della zona del Sahel a sud della Libia, che è una zona molto volatile perché ci sono le guerre di bande dei Tuareg e c'era già un intervento di gruppi islamisti che la Libia di Gheddafi teneva sotto controllo. Quando è saltato il governo libico e questo equilibrio è saltato. E dunque i gruppi dei Tuareg del Movimento Nazionale di Liberazione dell'Azawad ha preso controllo del nord del Mali con un'alleanza di gruppi islamisti dell'Ansar Din, i soldati della religione. Dunque la Francia si è sentita obbligata
di intervenire per aiutare l'alleato Magliano. A quel punto Sarkozy non era più presidente della Francia, ma Hollande, del Partito Socialista, è stato eletto come presidente francese. Dunque Hollande si è sentito in dovere di intervenire nel Mali. E quell'intervento che è stato sancito dalla risoluzione delle Nazioni Unite del 2012, la risoluzione 2085, è stato chiamato l'operazione Serval. E questa operazione Serval è durata dall'11 gennaio 2013 fino al 15 luglio del 2014, dunque un anno e sei mesi all'incirca, e ha effettivamente sconfitto il movimento nazionale di liberazione della Swad, la Francia, chiaramente con l'esercito francese, che è molto più preparato e organizzato di quei gruppi, ha ripreso totalmente controllo dell'Ovest del Mali, e la liberazione si è conclusa così. Però tuttavia i gruppuscoli islamisti si sono rinforzati e la Francia è dovuta rimanere nel nord del Mali sotto l'operazione Barkhane, che è cominciata ufficialmente il 1 agosto del 2014. Questa operazione Barkhane vede l'intervento di 5.000 truppe, soldati francesi nel Mali. Dunque dal 2014 sono 5.000 soldati francesi presenti nel Mali che combattono questa guerra di attrito con i gruppi islamisti che sembrano prendere un sopravvento a livello popolare, nel senso che i maliani, come sempre quando è successo l'intervento, erano a favore della presenza dei francesi, ma col tempo le popolazioni locali cominciano a risentire la presenza di soldati stranieri che chiaramente si comportano di più in più come soldati di occupazione o di colonizzatori. Tra l'altro è importante sottolineare come anche dei gruppi africani, non islamisti, ma panafricani, nazionalisti africani, come Kemis Eba, stanno cominciando a fare delle manifestazioni in opposizione all'intervento francese. E nel frattempo le perdite dell'esercito francese stanno aumentando nel Mali. Fino adesso hanno avuto 50 morti e la situazione non sta migliorando. Dunque questa, come la Francia è sola in questo momento nel Mali, c'è un po' di appoggio logistico di qualche paese europeo, ma certamente la Germania e i paesi del nord scandinavi e della metà d'Europa sono contrari a questa guerra o non vogliono neanche intervenire in questa guerra. La situazione della Francia è molto fragile, soprattutto che anche il pretesto che Hollande ha utilizzato nel lontano 2012, che diceva che bisogna bloccare i terroristi islamici, bloccandoli nel Mali così non avrebbero fatto degli attentati in Europa, non è realtà, visto che i gruppi maliani locali non hanno mai fatto nessun attacco o nessun attentato in Europa. Senti, una domanda, ma la posizione degli USA, della Cina rispetto a questa guerra? Allora, gli USA dall'inizio, gli americani non volevano intervenire in Libia. E dunque, adesso provvedono, come hanno fatto in Libia per la guerra per i francesi e gli inglesi, danno un po' di un intervento logistico, di aiuto logistico ai francesi, spostamento di truppe e così via, però non intervengono militarmente sul terreno. E la Cina è nella stessa posizione, ma la cosa più importante in questo momento
è che la Turchia è intervenuta nel Mali contro la Francia. Dunque quest'anno, abbiamo visto, non quest'anno, che adesso siamo nel 2021, ma alla fine del 2020 la Turchia è intervenuta nel Sahel. Dunque la Francia si trova confrontata adesso a dei gruppi di resistenza del Sahel che sono appoggiati chiaramente dall'esercito turco che è presente anche lì. Certo, quindi un rinnovato attivismo della Turchia di Erdogan, no? Come avevamo già detto in altre puntate. Esatto, tra l'altro la Turchia di Erdogan, l'esercito di Erdogan, che è anche presente in Libia adesso, chiaramente. Esatto. La Cina per il momento non interviene militarmente, ma tradizionalmente la Cina, per il momento almeno storicamente, all'estero la Cina non interviene militarmente, ma interviene economicamente. Chiaro. Dunque penso che la situazione dei francesi è veramente molto fragile, perché nessun paese occidentale vuole intervenire in questo momento in quella zona. Va bene, quindi diciamo che la Francia rimane isolata, l'Europa non vuole coinvolgimenti in quello scenario. La Turchia invece continua in una politica di espansione comunque nel Nord Africa e soprattutto, come dire, USA e Cina, vabbè, gli USA appoggiano fino adesso, poi bisogna vedere pure... Sì, ma veramente molto leggero, logistico, leggerissimo. Certo, e la Cina come al solito sta a guardare, anche se poi interviene massicciamente nel continente africano, no? Questo già... sta veramente investendo in maniera massiccia in Africa, stanno anche comprando dei porti in Kenya e così via. Però il problema della Francia in questo momento è che se continua così col suo intervento a lungo termine ridiventerà negli occhi degli africani come un paese neocoloniale. Certo, anche perché insomma la tradizione francese è in quel senso, quindi insomma sì, tra l'altro, non è molto tempo fa insomma che la Francia deteneva colonie in Nord Africa, no? Basta pensare a Tunisia, Algeria. Tra l'altro, e poi col tempo sempre le popolazioni locali, quando viene un esercito straniero, all'inizio anche se lo accolgono con a favore dell'intervento, col tempo quell'esercito diventa sempre un esercito d'occupazione. Vabbè, certo, è un atteggiamento del tutto naturale e comprensibile. Va bene. Assolutamente. Io ti ringrazio, Gilbert, per questa ennesima sguardo, questa volta sul continente africano, e ti do appuntamento la settimana prossima. Allora, ti ringrazio, ti saluto e ci sentiamo la settimana prossima. Perfetto. Ciao, ciao. Ciao.